Si è aperta oggi allo spazio Corte San Rocco di Cantù Autoritratto, la mostra personale di Anaïd Manoukian, artista comasca che ci accompagna in un viaggio alla scoperta di se stessa. Per me l'arte è sempre stata un'esigenza molto naturale, che fin da piccola. Poi non penso che una persona si possa definire artista, però fondamentalmente per me immaginare, nel senso rendere in immagini una sensazione, un sentimento, un'emozione, e io ne ho sempre provate tante, era quasi un'esigenza per metabolizzare ciò che provavo e volerlo trasmettere agli altri. In questa esposizione lei si racconta in particolare sotto tre punti di vista ben distinti. Sì, sotto tre, diciamo, viaggi, ecco. Uno, proprio il tema dei viaggi, sia reali, che purtroppo non sono stati tanti, ma che sono stati molto anche immaginari. Viaggi, soprattutto sono molto attratta dalle selve, dai boschi, dalle giungle e poi anche attraverso città immaginarie. Poi viaggio nel sogno, nei miei sogni e nei sogni degli altri, nel viaggio che ti porta a fare il guardare il firmamento, tu fai un viaggio vedendo te stesso, perché di fronte alle stelle ti vedi. Di solito, in tutta la tua piccolezza. Plexiglass, ma anche polistirene, legno e gomma piuma, nella mostra cura di Elena Isella, definita dall'artista sua vera e propria forza. Essendo autodidatta, ho questa forma e quindi approcciandomi all'arte in maniera molto libera e, diciamo, selvatica, utilizzo diversi tipi di materiali. La mostra resterà aperta fino a domenica 5 dicembre. Il ricavato della vendita dei cataloghi sarà devoluto interamente in beneficenza.